Good morning, beautiful people. Oggi un video un po' diverso dal solito. Provo a fare un vlog. L'obiettivo del mese di giugno era in realtà fare un video al giorno, ma non era sostenibile. Non mi sono organizzata bene come ho fatto invece per gli articoli del blog e quindi niente. Però avevo lo stesso collezionato un sacco di tematiche di cui parlarvi e quindi ho pensato di fare dei video un po' più spesso, cambiando il formato, quindi un po' vlog, un po' coffee talk. Oggi è una giornata un po' particolare perché è la giornata conclusiva di una settimana, anzi di un paio di settimane dedicate al lancio di un corso online che ho organizzato. Niente di interessante per noi, mi dispiace. È un corso sull'odontoiatria, quindi proprio tutto un altro argomento. Ecco, arrivano anche le email. Infatti, vi voglio appunto parlare di questo, ovvero del servizio clienti. Quando si fa un lancio, ci si deve organizzare per bene perché è normale ricevere più richieste di assistenza del solito. E, come dicevo ieri nelle stories, per me è matematico che all'ultimo giorno, al giorno di chiusura delle iscrizioni, mi arrivino una valanga di mail di persone che si sono svegliate all'ultimo e che vogliono acquistare, ma magari non vogliono pagare con carta di credito, quindi per il bonifico bisogna fare a livello manualmente, insomma, tantissime richieste. Un'altra cosa che ho notato è il fatto che la gente non legge. Ho ricevuto tantissime email in cui mi si chiedeva esattamente qualcosa che era già contenuto all'interno dell'email stessa. Allora, in questo caso si possono fare due cose. La prima è arrabbiarsi indignarsi anche per il fatto che la gente appunto non si preoccupa neanche di leggere il contenuto di un'email prima di fare una domanda. Però dal punto di vista del servizio assistenza, questa cosa ci dice, ci dà una grandissima informazione, ovvero che magari il testo della nostra email non era così chiaro, l'informazione era molto importante ma non era abbastanza evidente. Insomma, ci regala tanti dettagli che ci permettono, di migliorare la nostra comunicazione. Il bello del servizio assistente è infatti appunto questo, la possibilità di crescere, perché quando noi guardiamo la nostra comunicazione la vediamo con i nostri occhi di esperti, i nostri occhi che hanno una visione globale di quello che è stato fatto. Il cliente invece, vede solamente il suo punto di vista, non vede cosa c'è dietro, vede solamente quello che guarda. E quindi il servizio assistenza e i feedback, anche negativi, ci permettono effettivamente di guardare la nostra attività e la nostra comunicazione da un punto di vista diverso. Quindi io vi ho scritto anche un articolo a riguardo su appunto il Customer Care che però esce venerdì. Quindi se siete incuriositi, magari tenete d'occhio il blog oppure seguitemi su Instagram perché ogni volta che pubblico un nuovo articolo lo annuncio lì. Però piccolo spoiler per voi, nell'articolo raccontavo la mia esperienza quando lavoravo in azienda. Io quando ho iniziato a lavorare in azienda ho iniziato occupandomi del mercato italiano ed ero da sola, ero l'unica persona che parlava italiano e quindi mi occupavo di tutto, mi occupavo del marketing, dei social media, dei contenuti e del servizio assistenza. Anche quando sono cresciuta di grado e sono diventata International Marketing Manager, mi sono sempre comunque continuata ad occupare anche del servizio assistenza, proprio perché il servizio assistenza ci permette di capire come far evolvere il nostro progetto. Non nel senso dobbiamo fare quello che ci dicono i nostri clienti, ma capire effettivamente quali sono i loro bisogni, quali sono le piccole cose che possiamo cambiare per facilitargli la vita. E nell'articolo dico che a me mi capitava tantissime volte, specialmente quando ricevevo messaggi sgarbati,
e maleducati anche, proprio così, di parlare al mio computer e dire: ma perché cavolo non leggi quello che c'è scritto? Perché cavolo devi parlarmi così? Dopodiché andavo a farmi una passeggiata, tornavo e davo la mia risposta, che deve essere una risposta dettagliata, senza lasciare niente, senza dare niente per scontato, e deve essere una risposta comunque coerente con il nostro tono di voce. Quindi, nel mio caso, volendo approcciarmi nel mio business attuale alle persone con un tono anche formativo, quindi con l'intento di spiegare, di aiutarli a poi a diventare indipendenti, il mio tono di voce, anche quando magari sono un po' stizzita perché te l'ho appena detto e continui a chiedermelo, è sempre comunque in un tono. Ecco, volevo condividere questa piccola cosa con voi, un po' per farvi vedere dietro le quinte del mio lavoro, che a volte penso che voi che mi seguite specialmente sui social vedete solamente una piccola briciola di quelle che sono le cose di cui io mi occupo, che è la mia briciola preferita, ed è per questo che gli dedico tutto quel tempo e quella cura, però ci sono tantissime altre cose dietro questa macchina da guerra. E niente, appunto, oggi è il primo giorno di questo corso online, quindi sto già ricevendo, ho già almeno 3 messaggi, sono le 9:30 di mattina, ho già ricevuto una chiamata, ho già ricevuto quattro messaggi adesso, le email quanti sono? 5 email, benissimo, contando che ha un corso con 20 partecipanti, diciamo che sono tutti attivi fin da subito. È un bene perché vuol dire che comunque la gente è interessata. Forse c'era qualcosa che potevo fare di meglio, ma mi sto appuntando tutto perché al prossimo lancio, questa è la prima edizione, quindi ci sta un margine di errore, però mi sto segnando tutto per poter fare meglio la prossima volta. Direttamente dalla macchina. Sono venuta a fare un picnic al parco con mia cugina. E c'è un bellissimo sole, un po' di mal di pancia per via del ciclo, ma resistiamo. Volevo aggiungere al discorso di prima che a volte anche una cosa che ci può aiutare tanto è la questione di comunicare al meglio le nostre regole. Esempio. Quali sono i canali su cui volete che i vostri clienti vi contattino se hanno bisogno di aiuto? Per esempio, io per aiuto veloce do anche accesso a WhatsApp, però con la riserva che, per esempio, nel weekend o la sera o la mattina presto non rispondo, quindi rispondo magari durante la giornata quando ho un attimo di tempo. E per cose veloci mi si può contattare anche su WhatsApp. Per lavori invece un po' più complicati, precisi, come per esempio i siti web o gli esercizi del servizio di consulenza, email. Non accetto altro canale perché ho bisogno di una prova scritta. Quindi queste sono informazioni che io stessa comunico in prima persona perché per me è importante. Quando non comunichiamo bene i nostri limiti, il cliente ovviamente nel momento in cui lo ha bisogno si sente libero di contattarci su qualsiasi mezzo. E questa cosa può rendere a volte difficile perché, per esempio, io ho una memoria piccola come quella di una formica e quindi se qualcuno mi chiama, io dopo un paio di ore non mi ricordo neanche il nome della persona che mi aveva chiamato o cosa esattamente mi aveva chiesto.
Quindi non è una questione di voler male, di voler ascoltare solamente le persone su un canale specifico, ma è una questione di ordine e di organizzazione. Quindi una cosa importante che vi può aiutare nel customer service, quindi nell'assistenza clienti, è evidenziare esattamente quali sono i canali di comunicazione, quindi per esempio non sulla chat di Facebook, ma sì sull'email. E anche quali sono, diciamo, i vostri orari operativi. Quindi rispondete sempre 7 giorni su 7, 24 ore su 24, oppure dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 6. Specificate quali sono i vostri orari. In questo modo il cliente avrà un punto di riferimento e una linea guida e voi non sarete costretti a passare tutto il vostro tempo dietro al telefono e alle chiamate. Io questa mattina alla fine è stato meno impegnativo del previsto. Sicuramente sono in pochi quelli che hanno iniziato il corso questa mattina direttamente. Quindi vediamo. Adesso mi godo il mio pranzo al parco. Inizia a farsi caldo dentro questa macchina. E niente, poi dopo vediamo come procede la giornata. C'ho una faccia sconvolta. Saluta. C'era la mosca. Giocavi con la mosca. Ciao, popolo YouTube. Non tu bene ti voglio io. Sono un po' rincoglionita. C'ho una colla e poi dopo mi sa che oggi finisco presto. Perché sono veramente un po' giù di energie, ho bisogno un po' di riposarmi e poi venerdì, quindi ci sta. Quindi vi aggiorno dopo, magari vado a fare una passeggiata più tardi. Oggi mi sa che non vado, ho iniziato a correre, non so quanto durerò onestamente, ma ci provo. Però oggi appunto avendo il ciclo salto, però magari vado a fare una bella passeggiata. Cambio d'outfit e cambio di location. Sono venuta, mi cade tutto. Giardino. Ho finito di lavorare un po' prima. C'è ancora un po' di sole e ne approfitto. Vi faccio vedere le mie piantine perché mi sa che qui non le avevo mai fatte vedere. Abbiamo il nostro peperoncino, che dovrei anche raccogliere perché ha un sacco di peperoncini. Poi qua abbiamo i pomodori, che stanno diventando giganti. Due tipi, tondi e costoluti. Ecco qua. Dopo li annaffio, sono altissimi. Poi qua abbiamo provato a propagare un ananas. Non so se succederà qualcosa, vedremo. Questo è l'origano che ho già messo a seccare, il nostro avocado che ha fatto un altro germoglino, quindi forse è sopravvissuto, basilico, limoni. Ma la mia soddisfazione sono questi pomodori. I pomodori sono il mio frutto preferito, la mia verdura preferita. E sono troppo felice perché le ho vendute da piantine piccolissime. Ed è bello vederle crescere, danno un sacco di soddisfazioni. E niente, adesso mi metto un po' al sole, un po' di podcast e chiudo gli occhi perché ho un po' di mal di testa. Grazie.
Eccoci, allora è lunedì, è un altro giorno e vi approfitto solamente per salutarvi. Inizio un'altra settimana e ho passato un weekend super rilassante, lontano dai dispositivi. Ho cercato di stare il meno possibile al telefono, al computer, di lavorare perché avevo veramente bisogno di stare nel presente, diciamo così, e niente. Adesso goccine, uso questi oli essenziali qui, la mattina e la sera, di Aura Soma. Questo è quello giallo agli agrumi. Sono buonissimi. E niente, io mi bevo il mio caffettino, inizio a programmare la settimana. Questa mattina ho una consulenza, oggi pomeriggio un'altra, un lunedì abbastanza intenso. Solitamente cerco di non fare due consulenze in un giorno perché sono pesanti, ma questo mese va così. E niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!